Ehi, ciao! Benvenuto nel magico paese delle meraviglie di Adibu. Ci sono tante cose da scoprire, ma prima di iniziare ad esplorare, guarda i piccoli disegnini in basso. Si chiamano icone. Se desideri che ti spieghi un po' di più sul gioco, clicca sulla scimmietta che fa cenno di sì con la testa. Altrimenti, clicca sulla scimmietta che fa cenno di no. Infine, clicca sul personaggio sul video, così so chi sei. Quando muovi il mouse, sul video si muove una manina. Si chiama cursore. Quando questa si trasforma in un dito puntato, puoi cliccare sul video. Quando diventa una mano tesa, non puoi cliccare. Qualche volta la mano prende altre forme, per esempio un pennello o un punto interrogativo. Questo dito che sta cliccando significa che per iniziare o continuare a giocare devi cliccare. Questo disegno significa che devi aspettare un po' prima di continuare a giocare. Quindi sii paziente, non c'è motivo di cliccare. Per tornare alla pagina precedente, clicca sul dito puntato sulla sinistra. Per andare alla prossima pagina, clicca sul dito puntato sulla destra. Se clicchi sul pollice, puoi registrare quello che hai fatto e continuare il gioco. Usa il clown per scegliere il livello di difficoltà. Scegli il livello dell'esercizio cliccando su uno dei clown giocolieri. Per esempio, per scegliere il livello 1, il più facile, scegli il clown che sta giocando con una palla. Se vuoi scegliere il livello 2, scegli il clown che sta giocando con due palle, e così via. Con questa icona puoi ricominciare dall'inizio. Quando un'icona è barrata, significa che in questo momento non puoi usarla. Ogni volta che hai bisogno di un aiuto, devi solo cliccare sul punto interrogativo e poi cliccare sui vari elementi e icone sul video per scoprire a cosa servono. Utilizza questa porta per lasciare un'attività o una videata. Per esempio, quando non vuoi più il mio aiuto, clicca sulla porta e potrai ritornare al tuo gioco. Questa icona è per uscire dal paese di Adibu. Ma io so che non vuoi ancora lasciarmi, vero? Eccoti qua! Sei quasi pronto? La festa può cominciare! Per cambiare il tuo personaggio, clicca sulle diverse parti in basso, gli occhi, le orecchie, la bocca, finché non sei soddisfatto del tuo personaggio. Poi, clicca sul pollice per salvarlo.